Salve a tutti, come promesso oggi vi recensisco It Capitolo 2, film del 2019 diretto da Andy Muschietti e scritto da Gary Doberman, seconda parte del dittico che traspone al cinema per la prima volta il celebre romanzo orrorifico di Stephen King del 1986, visto che la popolare miniserie televisiva in due puntate degli anni 90 diretta da Tommy Lee Wallace era un prodotto televisivo, certo, non fetente, non immondo, ma abbastanza sciatto nella realizzazione e nella confezione, vedere per credere, nonostante il Pennywise interpretato da Tim Curry fosse riuscito a inquietare per anni la platea del piccolo schermo e a fare epoca, ma senza per questo nulla togliere al clown interpretato da Carrey e al talento recitativo di Tim Curry, il Pennywise nella versione che ci aveva offerto un ottimo Bill Skarsgård nel capitolo 1 di questo It moderno era di gran lunga più spaventoso e va da sé più memorabile. Purtroppo, che cosa è successo? Che dopo l'incasso da capogiro raccolto dal film precedente, che ricordiamolo è l'horror di maggior introito di tutti i tempi, l'impressione è che Muschietti e Doberman, che in questo caso si è trovato a scrivere un copione di proprio pugno, non ad adattare una sceneggiatura già redatta da qualcun altro, nel caso del primo film da Cary Fukunaga. Ecco, l'impressione qual è? È che loro due, Muschietti e Doberman, e la produzione si siano un pochettino montati la testa. E perché dico questo? Perché It Capitolo 2, almeno secondo me, è una classica dimostrazione di come la quantità non sia sinonimo di qualità. Perché? Perché 2 ore e 50 di pellicola sono troppe, a meno che il regista del film non sia un maestro del cinema e a meno che il film non sia Avengers Endgame. E infatti, pur di far credere al pubblico che si trattasse di un film evento che valesse la pena di andare a vedere in sala, perché sappiamo che purtroppo il cinema sta morendo e quindi servono film evento che diano fiato alla sala, Muschietti e Doberman allungano il brodo, per dirla in termini semplici, e dilatano i tempi all'inverosimile. E com'è che lo fanno? Innanzitutto, recuperando l'intelaiatura narrativa del romanzo di King, fatta a flashback. E qui allora ritroviamo i ragazzini del primo film, ormai quarantenni, ognuno impegnato nella sua vita. E allora c'è Bill che ha curato la sua balbuzie e che è diventato uno sceneggiatore di blockbuster che puntualmente si vede cambiati i finali dei suoi copioni da registi capricciosi che desiderano a tutti i costi gli happy ending, anche se posticci. Personaggio interpretato da James McAvoy, con cui King all'epoca naturalmente voleva ironizzare su se stesso, sulla sua condizione di scrittore, i cui lavori sono sempre stati bramati dalle case di produzione per farci adattamenti che non sempre lo soddisfacevano. Legacy, Shining, ovviamente. E poi c'è Richie il Cazzaro, che qui è interpretato da Bill Hader, che è un fallito, cerca di fare il comico in uno show televisivo, ma si dimentica le battute, ammesso che facessero ridere naturalmente, e annega la sua mestizia nell'alcol. Ritroviamo anche Beverly, che qui è Jessica Chastain, e si è sposata con un uomo violento come lo era suo padre, così come Eddie. Vi ricordate, timoroso, asmatico, si è sposato con una grassona praticamente identica alla madre anche nel carattere. E Mike? Mike in realtà è l'unico rimasto ad Harry. E infine c'è Ben, che è l'unico del gruppo a potersi dire davvero realizzato fino in fondo. Da timido e cicciotto quale era, si è trasformato infatti in un aitante e affascinante architetto molto stimato. Ma tutti loro non si ricordano, tutti hanno dimenticato gli eventi terribili di quell'estate, ma i segni di quelle tragedie in realtà sono ancora sulla loro pelle, perché hanno ancora sui palmi delle loro mani la cicatrice del giuramento di sangue che, vi ricordate, avevano stretto in vista di un ritorno di Hit a distanza di 27 anni.
e nello stesso modo, dal punto di vista allegorico, anche l'infanzia si è diradata perché il tempo è passato, ma i traumi che ha lasciato sono tutti ancora lì. Basta osservare le vite di questi personaggi e chi hanno sposato, appunto. E allora si può cambiare, ci si può evolvere, ma non si può smettere di fare i conti con gli orrori della fanciullezza. E il film ce lo dice apertamente da subito, attraverso la voce da narratore di Mike, che appunto è l'unico che non è partito da Derry ed è per questo l'unico a non aver dimenticato. E allora, come nel libro, Mike in questo film funziona da coscienza positiva della storia. È lui che ricontatta i vecchi amici perché negli anni ha approfondito i suoi studi e forse ha trovato il modo per uccidere It, per sconfiggere il male una volta per tutte. E questo modo consiste in un rituale, il rituale di Chud, tentato per la prima volta dai nativi americani, che però quella volta fallirono e furono sterminati. E non è un mistero, effettivamente, che i nativi americani furono davvero sterminati dal male, che eravamo noi europei. Ma di questo il film in realtà non si interessa assolutamente, perché tutta la riflessione del film in realtà è strutturata programmaticamente proprio sul ruolo della memoria. E allora ricordare è necessario, perché il dolore diventa utile a farci crescere, a farci andare avanti, motivo per cui non è possibile cancellarlo, ma soltanto accettarlo e forse superarlo. E per farlo bisogna trovare in se stessi una grande forza d'animo, perché il dolore può anche renderci schiavi del nostro passato, ma la vera forza sta proprio nel guardare in faccia il ricordo doloroso e trarne il meglio per ciò che vogliamo diventare. È lì che il film vuole andare a parare fin dall'inizio, e in questo approdo il succo del testo di King in realtà c'è tutto. Ma qual è il grave problema? Il problema è che il film ha bisogno di affidarsi ai flashback per esprimere questa poetica della memoria, appunto. Ha bisogno di rifarsi alla struttura del romanzo, ma i continui andirivieni temporali, presente passato e presente e ritorno al presente e ancora passato e ritorno al passato e ancora presente, insomma, appesantiscono sensibilmente la narrazione, contraddicendo peraltro agli intenti originari di questa trasposizione. E allora, dico io, non si può costruire un primo film ambientato per intero nel passato e poi un secondo film di lunghezza abnorme che contiene sia il presente che il passato, anche perché, vedendo come è stata messa in pratica questa idea di ritorno con la mente a quell'estate, si sarebbe potuto benissimo non includere nel montaggio definitivo del film la stragrande maggioranza di questi flashback e farci intuire il ritorno al passato nella mente dei protagonisti semplicemente con la regia, cioè semplicemente riproponendo le inquadrature più emblematiche del primo film, ambientandole negli stessi luoghi ma nel presente. E in quel caso lì davvero si sarebbe vista la maestria registica di Muschietti. E invece si è scelta la chiave certamente più banale per tradurre in immagini quel tipo di drammaturgia, nonostante appunto il primo capitolo ci facesse presagire e presupporre ben altro. E allora la progressione degli eventi in questo modo non può che scadere prima o poi nella ripetitività, nella meccanicità. E allora si torna nei luoghi dell'infanzia, affiora il ricordo doloroso dell'incontro con Pennywise in quell'estate, in quel luogo, arriva Pennywise anche nel presente e non resta che scappare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte, perché i protagonisti sono tanti e ognuno è vittima di più apparizioni del clown malefico. E in realtà però la sceneggiatura fa questo e anche di peggio, di molto peggio, perché in maniera completamente inattesa e sconsiderata
Il secondo tempo del film diventa preda di un vortice di battute di umorismo demenziale decisamente fuori tono, che guastano il senso di angoscia e fanno scivolare l'inquietudine nel ridicolo, nel grottesco più fastidioso possibile. Ed è soprattutto il Ricci, interpretato da Bill Hader, a esagerare pesantemente con questa comicità assurda e rovinosa per colpa di uno script che glielo lascia fare, ovviamente. E va bene che è la natura del suo personaggio, e va bene che è un cazzaro battutaro, ma il copione spinge davvero troppo sul pedale delle battutine a casaccio, anche perché poi si aggiunge il personaggio di Eddie a rincarare ulteriormente la dose, lì però in maniera ingiustificata davvero. E non basta tutto questo, perché poi c'è altro a deludere fortemente. Ci sono diverse scene che raggiungono livelli di cringe imbarazzanti. C'è un momento in cui una specie di mummia vomita in faccia a Eddie, e mentre questo accade parte a caso una canzone in colonna sonora in funzione parodica. Ma perché? Cioè, ma perché queste cose? E poi Bill Hader che trucida qualcuno in biblioteca e poi fa: si potrebbe dire che il suo prestito era scaduto. Cosa? Ma perché? E cioè, vi assicuro che a un certo punto la pazienza se ne va e ti verrebbe quasi voglia che Pennywise ammazzasse Richie. Cioè, veramente, si arriva a un punto di non ritorno. E poi il cringe si sussegue con una scena con un cagnolino batuffoloso che andava assolutamente tagliata, o probabilmente, dico io, nemmeno girata. Oppure un momento in cui c'è la gag, tranquilli, l'ho convinto a restare, e intanto c'è lui che se ne sta andando. Cioè, veramente, cioè, snervante, snervante. Perché questo umorismo? Perché? Cioè, davvero io non sono riuscito a capacitarmelo. Ragazzi, davvero, è all'ennesima ripetizione della poesia di Ben per Beverly, Braccio d'inverno, una volta, due volte, tre volte, cioè, basta, basta, porca miseria. Fortuna, allora, che alla regia c'è Muschietti, che dà il meglio di sé, quando gli è concesso, di lavorare sulla messa in scena, ad esempio quando architetta un raccordo fra due sequenze servendosi di che cosa? Di gocce di sangue che piovono dall'alto. Interessante, appunto. E nella prima parte del minutaggio apparecchia segmenti di spavento efficaci, anche appunto molto, molto terrificanti, sempre concentrandosi appunto su come presentare visivamente le proprie intuizioni. E allora c'è la lunga sequenza iniziale, che non è affatto male, soprattutto per la massa di palloncini rossi che poi alla fine inonda tutto. Ma anche lì, ok che si parla di discriminazione, ma uno dei due gay, quello interpretato da Xavier Dolan, stuzzica troppo i suoi aggressori per non dare un'impressione di artificiosità. E va bene che poi ci sono anche delle scene horror riuscite, come vi ho detto, terrificante ad esempio l'adescamento da parte di Pennywise di una bambina sotto gli spalti di uno stadio gremito di gente. Allora c'è una lucciola, le mani coi guanti bianchi che spuntano fuori dal buio, il pianto con cui rendersi fintamente tenero, la momentanea immobilità e poi l'attacco sanguinolento. E come non citare poi un altro momento dove c'è un palloncino incastrato sotto il letto all'interno della stanza di un manicomio strepitoso, appunto. E però chi è che è ricoverato in quel manicomio? Un personaggio che il copione utilizza in maniera sbagliata sul piano drammaturgico, sbarazzandosene quasi subito. E allora non puoi, caro Doberman, costruirmelo in quel modo, dargli quella importanza sul piano drammaturgico e poi mostrarmi che la sua importanza è praticamente nulla nell'economia del film. E allora il copione veramente andava rivisto mille volte. E vi cito un'altra scena, in realtà, che è ben eretta da Muschietti, quella di Pennywise che si cala coi palloncini dal monumento del minatore con il suo volto che poi si deforma. E lì Muschietti gioca bene sul
soprattutto sulla posizione della cinepresa, che è identica nel passato e nel presente, e l'angoscia sta tutta lì. Probabilmente il film andava sviluppato in quel modo. E poi c'è una sequenza che vi posso citare, ripresa dalla miniserie, che è quella della reunion al ristorante cinese, ma nella miniserie era molto più spaventosa sul lato horror, nonostante la sciatteria, con effetti che pur nella loro artigianalità inquietavano non poco. E anche la dinamica delle scene di spavento, esattamente come l'intreccio, non può che rivelare a lungo andare il suo andamento sempre più automatico e meccanico, appunto, sempre gli stessi mostri, sempre gli stessi banalissimi jump scare, con una computer grafica creata al computer che insomma stanca e non è nemmeno al top. E allora Pennywise che è davanti a te, poi non lo vedi, e dove vuoi che sia andato? Dietro di te, cavolo, scusami. E allora 2, 3, 4, 5 volte, insomma. Ciò che penalizza il film, come vi ho detto, è sostanzialmente la durata. Ci si stufa per colpa di una durata che tira tutto troppo per le lunghe. In 2 ore si poteva dire tutto lo stesso e dirlo meglio. E anche Pennywise che spalanca i suoi denti aguzzi 1, 2, 3, 4 volte, insomma. E poi ci sono sequenze pesantemente tirate per le lunghe. Una su tutte, il tè con la vecchietta, anche con degli elementi ridicoli, insomma, la vecchietta che fa come una marionetta, si capisce che è Pennywise, ma non me lo puoi inquadrare sullo sfondo in quel modo. Vabbè. E poi c'è il finalone che in alcuni momenti sfiora una dozzinalità senza pari, con la riproposizione della scena delle tre porte, che era già bruttina nel primo film. Anche se nell'ultima parte va dato atto di una cosa, in effetti gli effetti digitali dell'ultima parte della resa dei conti, si intende, sono fantastici a loro modo, con Pennywise che viene ridotto a un bebè raggrinzito, un'immagine che rimane un po' impressa. E poi tra le cose più riuscite che cosa c'è? C'è l'approfondimento del senso di colpa che attanaglia Bill, con in questo caso la sottolineatura della sua natura ingiustificata, perché il male è appunto farci sentire colpevoli quando non lo siamo. Ho mentito una volta, ma questo non fa di me un fratello cattivo. È la maldicenza dell'America di provincia che mi bolla come tale e mi instilla la colpa. Tema già presente nel primo film, ma qui è quello che il copione svolge meglio effettivamente, perché Bill si affeziona a questo bambino che abita nella sua vecchia casa e cerca di salvarlo e non ci riesce. E anche lì c'è una scena horror che appunto lascia senza fiato, con Pennywise che sbatte la testa contro il vetro. Insomma, in quel momento lì c'è un pochino da tremare, però nonostante ci sia questo tema ben sviluppato, il copione dimentica tutti gli altri temi del capitolo 1, scegliendo appunto di concentrarsi, di focalizzarsi esclusivamente su quello della memoria del dolore passato, con risultati alterni effettivamente, a volte buoni, a volte no. Comunque va apprezzata assolutamente la precisione del casting, con attori che sorprendentemente assomigliano in maniera incredibile ai loro corrispettivi infantili, e ciò li rende molto credibili nei loro ruoli. E poi anche Bill Skarsgård bissa la bravura già dimostrata. In una scena lo vediamo addirittura giocare col suo trucco, bello quel momentino ideato da Muschietti probabilmente, ma questo, ripeto, non permette di sorvolare sull'umorismo inopportuno che dilaga, svaccando tutto quanto, sul deludente duello finale e sulla pesantezza e la meccanicità della struttura e degli spaventi. Quindi essenzialmente un'occasione mancata, clamorosamente mancata, un vero peccato per King, che però comunque mette il suo marchio nel film, non vi dico in che modo, e però avevo odiato Shining. Vallo a capire questo Stephen King. Insomma, a me questo capitolo 2 ha deluso parecchio per questo svaccamento nell'umorismo, per una serie di ragioni che lo rendono pesante, soprattutto la durata, appunto. Andavano tagliate molte cose, andavano
sviluppate in maniera diversa molte cose. Peccato, si poteva fare molto di meglio, il cast era perfetto, le premesse c'erano tutte, e vabbè, insomma. E allora per questo It capitolo 2 il mio voto è 5, perché ci sono alcune cose interessanti, come vi ho detto, alcune scene che spaventano, ma insomma non si arriva a nulla di che. E allora ci vediamo prossimamente con altre video recensioni. Intanto buon recupero di questo It capitolo 2 non appena sarà disponibile in DVD. Se vorrete comprarlo, io non ve lo consiglio in realtà, basta l'uno e basta avere il bel ricordo del capitolo 1. Buon cinema a tutti comunque.